Ci avviciniamo all'estate, luglio-agosto sono i mesi in cui si danno vita agli Alpagiuver, che sono delle manifestazioni tanto attese sia dai valdostani ma soprattutto dai turisti. Raccontiamo un po' le finalità di Alpagiuver. Alpagiuver è una manifestazione che è entrata nella tradizione degli appuntamenti estivi per quanto riguarda gli alpeggi valdostani. Con queste giornate noi presentiamo al visitatore la vita dell'alpeggio, il sistema di allevamento delle nostre bovine e soprattutto la produzione della fontina in altura. Gli alpeggi sono delle aziende, delle vere e proprie imprese che producono prodotti in una situazione particolare, e questo deve essere presentato al visitatore in maniera ottimale, anche perché tutto questo lavoro, questo savoir-faire viene poi trasmesso al prodotto finale. Con l'occasione il visitatore potrà anche apprezzare ovviamente il territorio, come è mantenuto, e le bellezze naturali che circondano gli alpeggi. Ovviamente i prodotti che sono offerti in degustazione, sicuramente i prodotti lattiero-caseari, prodotti direttamente sull'alpeggio, e poi le carni di razza valdostana che sono anch'esse messe in distribuzione. Senza dimenticare i più piccoli, i giovani, ci sono dei laboratori in cui si può capire e vedere com'è la vita dell'alpeggio, come si fa a mungere una mucca piuttosto che preparare una cagliata. Sì, oltre alle visite guidate per gli adulti, per i ragazzi, per i bambini, ci sono tutta una serie di animazioni condotte dal nostro personale proprio finalizzate a far apprezzare la vita e la gestione dell'alpeggio. Ricordiamo le date? Quest'anno, che è la 25esima edizione, iniziamo il 20 luglio a Fontainebleau, alpeggio pre, proseguiamo poi il sabato successivo, 27 luglio, all'Aie di Val Tournanche, ancora il 3 agosto a Mascogna, nella Val d'Ayas, e il 24 agosto chiudiamo a Prat-sur-Piat, in quel di Cogne.